Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita. E l'uomo divenne un essere vivente. Oggi la gente ti giudica per quale immagine hai, vede soltanto le maschere, non sa nemmeno chi sei. Devi mostrarti invincibile, collezionare trofei, ma quando piangi in silenzio scopri davvero chi sei. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani. Credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani. Credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Prendi la mano e rialzati, puoi fidarti di me, io sono uno qualunque, uno dei tanti uguale a te. Ma che splendore che sei nella tua fragilità, e ti ricordo che non siamo soli a combattere questa realtà. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare. E l'albero della vita in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male. E il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo. Voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Credo negli esseri umani, che hanno il coraggio di essere umani. E questa è la sfida vera a cui siamo chiamati oggi. E nel disegno di Dio sapete che l'uomo sia fatto per le relazioni. Abbiamo ascoltato la Genesi. Non è bene che l'uomo sia solo. Ciò che conta di più di tutto, ciò che resta alla fine di ogni progetto, di ogni aspirazione, è che l'uomo
sia proteso verso la relazione, verso l'altro. Che cos'è la vita se non una risposta? Una risposta alle provocazioni, agli sguardi di chi ci sta di fronte. La voce della mamma, lo sguardo del papà, l'abbraccio degli affetti e poi gli insegnamenti dei tanti maestri che ci insegnano a vivere. Impariamo una lingua, impariamo a camminare, andare in bici, sui pattini, impariamo ad amare, come una risposta, appunto. Una risposta alla sollecitazione di chi ci guarda e ci ama, chi ci corrisponde. E questo è il disegno di Dio. Sappiamo, la Bibbia all'inizio è fatta di miti e i miti non raccontano la cronaca delle origini, che cosa è successo il giorno primo, che cosa è successo il giorno secondo, ma racconta di quello che siamo davvero in profondità, la nostra vera essenza. Appunto, siamo fatti per guardare verso l'altro ed essere ricambiati in questo sguardo. E siamo fatti per la relazione, per stringere le mani di quello che ci sta davanti e chiamarlo fratello. Mio fratello, che guardi il mondo e il mondo non somiglia a te. Mio fratello, che guardi il cielo e il cielo non ti guarda. Se c'è una strada sotto il mare, prima o poi ci troverà. Se non c'è strada dentro il cuore degli altri, prima o poi si traccerà. Con fatica la mia dignità. Sono nato e sono morto in ogni paese e ho camminato su ogni strada del mondo. Che vedi, mio fratello, che guardi il mondo e il mondo non somiglia a te. Mio fratello, che guardi il cielo e il cielo non ti guarda. Se c'è una strada sotto il mare, prima o poi ci troverà. Se non c'è strada dentro il cuore degli altri, prima o poi si traccerà. L'amore è come un diamante a mille facce e tutte brillano e moltiplicano la luce. L'amore di coppia, riconoscersi nello sguardo di un altro che ti chiama alla vita, slancio che ti consuma e che ti spinge a amare fino a morire. L'amore materno che genera e rigenera chi ha davanti, come misericordia e perdono, insegnamento, chiamata alla vita, alla crescita. E l'amore fraterno, di chi dice con uno sguardo non sei più solo, e di chi riconosce nello sguardo dell'altro una possibilità, una via d'uscita dalle proprie solitudini. L'amore vince, ha vinto,
e vincerà sempre.